Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra nuova trasmissione, al nostro nuovo format rigorosamente in diretta con quello che ci consente le nuove tecnologie. Notizie in provincia, colloquio con Silvia Chiassai, quindi abbiamo la presidente della provincia Silvia Chiassai Martini. Ospite di oggi il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, benvenuto. Buongiorno a voi, benvenuti. E il ristoratore di Montevarchi Daniele Casini, benvenuto. Benvenuta. Iniziamo subito con il presidente della provincia. Siamo in un momento particolarmente delicato, la fase 2, insomma, hanno riaperto praticamente tutti, siamo alla cosiddetta prova del 9, alla nostra responsabilità, il virus è ancora presente, anche se sono 2 giorni che in provincia di Arezzo i contagi sono a 0. Come sta andando questa ripartenza? Lei ha colto un po' della situazione, c'erano delle preoccupazioni, però abbiamo visto che praticamente stanno riaprendo tutti, con grande entusiasmo anche dei clienti che aspettavano. Questo assolutamente, nel senso che i cittadini hanno voglia di ripartire, di tornare ad una vita il più possibile normale, anche se con una convivenza forzata con il virus. Naturalmente è stato un grosso sforzo, e lo è ancora in questi giorni, per tutti gli esercenti, negozianti, commercianti in generale, bar, ristoratori, vestiti, parrucchieri, perché hanno avuto una ripartenza in corsa con informazioni all'ultimo minuto, un po' approssimative, con tutte le difficoltà organizzative del caso per quanto riguarda i distanziamenti, che naturalmente condizionano fortemente poi la loro possibilità di vendita. Però ho visto comunque, come sempre, una cittadinanza vogliosa di tornare al proprio ristorante, alla propria parrucchiera di riferimento, e l'entusiasmo e l'intraprendenza che è tipica poi dei nostri commercianti, perché quello che sono riusciti a superare già negli ultimi anni, diciamo, l'ha forgiati. Ora questo è un altro momento particolarmente delicato, però la voglia di mettercela tutta per ripartire c'è da ambe le parti. Sindaco Agnelli, c'è un'estrema necessità di ripartire per le imprese, per il territorio, per l'economia, per tornare un po' tutti a una vita normale? Sì, l'emergenza economica era ovviamente è il fenomeno di gran lunga in questo momento più attuale di quella sanitaria, e speriamo che quella sanitaria continui a scemare in continuazione. Mentre invece quella economica ho l'impressione che sia solo all'inizio, per cui certe aperture anche un po' tardive in alcuni ambiti probabilmente lasceranno degli strascichi importanti. Non ho su questo da rivendicare niente, se non che il territorio italiano, così multiforme, probabilmente aspettava anche delle decisioni che sul territorio potevano tranquillamente essere un po' diversificate. Un po' diversificate non vuol dire liberi tutti e ognuno fa quello che vuole, però probabilmente quando il 26 di aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica annunciò che alcune attività sarebbero riaperte il 1 giugno, perché oggi sapete benissimo che quelle attività hanno riaperto il 18 di maggio, anche quell'annuncio sicuramente ha creato, oltre che preoccupazione, ha creato ulteriori conseguenze a un tessuto economico davvero, davvero lacerato. Anche perché, Presidente, poi lo chiederemo nel dettaglio a Daniele, che lui si è trovato a confrontarsi direttamente, no? Con l'organizzazione, l'adeguamento. Ci sono tante cose da fare prima di poter riaprire, no? L'igienizzazione, il distanziamento. C'è una riduzione degli spazi e della possibilità di accogliere clienti per qualsiasi attività. È tutto molto complesso e aggiungo anche dispendioso, perché poi questi esercenti si devono adeguare ad una normativa che, ripeto, ci deve essere, perché la riapertura dobbiamo vedere come va, nel senso che niente è passato e noi incominceremo a vedere se questa riapertura con le direttive date può funzionare tra circa 3 settimane, quindi potremo fare un conto verso appunto la metà di giugno per capire se non solo le direttive ma il comportamento di tutti
tutti noi come cittadini, è stato abbastanza responsabile da permettere una riapertura e comunque un mantenimento delle distanze, delle sicurezze che sono indispensabili, perché come diceva giustamente il sindaco Agnelli, la conseguenza sanitaria l'abbiamo vissuta e le ferite sono ancora aperte, però c'è un danno economico che rischia di essere ancora peggiore, quindi dobbiamo in tutti i modi trovare una convivenza tra questo virus, il rispetto delle regole, cercare di tutelare noi stessi, perché tutelare noi stessi vuol dire tutelare i nostri cari, tutelare la comunità intera, e cercare però di far ripartire il tutto, altrimenti rischiamo poi il danno economico veramente ci schiacci definitivamente. E gli esercenti si sono trovati da un giorno all'altro, come diceva Agnelli, con direttive poco chiare, perché insomma sicuramente non hanno aiutato, tutta una serie di restrizioni e di investimenti anche da fare, perché c'è poco da fare, con tempi strettissimi, e sono dovute anche reinventare, perché naturalmente non possono più pensare di avere i numeri di prima o la dinamica che erano abituati a portare avanti. Come comuni, noi per esempio ci siamo attivati, abbiamo tolto la cosa, poi abbiamo dato la possibilità di estendersi all'esterno senza vincoli, senza limiti, se non naturalmente i limiti della sicurezza stradale, senza un costo fino a fine anno, quindi di piccoli aiuti stiamo cercando di darli. Insomma, loro si trovano veramente in una grossa difficoltà e penso che Daniele possa esprimere in maniera molto chiara quali sono queste difficoltà. Ecco, sindaco, infatti abbiamo visto addirittura, immagino anche a Castiglione Fiorentino, ci sia la necessità di organizzarsi con gli spazi, più spazio all'esterno, questo poi ricade nell'organizzazione di un'amministrazione. E poi abbiamo visto che si è anche rinunciato a organizzare eventi quali le sagre per non interferire poi nella ripresa di quelli che sono i ristoranti locali che sono fermi. Ma la categoria economica della ristorazione, alla quale sono anche molto legato, credo che abbia vissuto davvero dei momenti, oltre che della chiusura, anche davvero complicati nell'immaginare una ripartenza i cui distanziamenti sono stati oggetto di continue modifiche che hanno di fatto sconfessato quello che era il lavoro dei famosi scienziati, la task force che prevedeva distanze molto diverse da quelle che poi in realtà sono state attuate. È chiaro che alla preoccupazione si aggiungeva anche questo tipo di problema, però credo che sia assolutamente da accogliere con favore la parte del decreto che ci consente di poter utilizzare, di far autorizzare il suolo pubblico fino al 31 ottobre per chi ce l'ha, ovviamente, perché non tutti potranno usufruirne, che darà sicuramente qualche garanzia in più ai clienti e agli stessi ristoratori, i quali per un criterio assurdo, dove in Italia si cerca di trovare il capro espiatorio di tutti, sarebbero anche i responsabili di eventuali contagi o presunti tali, perché poi mi si deve spiegare qual è la ragione, il motivo e la certezza secondo la quale uno si è contagiato piuttosto che a casa o al lavoro o in un ristorante. È chiaro che è interesse di tutti che le cose funzionino, e quindi immagino anche la responsabilità di chi deve mettere sopra il tavolo una vivanda e deve garantire ovviamente tutte le norme. Per cui oggi dobbiamo combattere non solo il coronavirus, non solo l'emergenza sanitaria e quella economica, ma anche le fobie, perché ci sono persone che davvero sono in preda ad autentiche fobie e prima di fare quello che facevano prima probabilmente faranno passare molto tempo. Allora io non mi colloco tra quelli che si disinteressa o è così molto flessibile su questo versante, però ritengo che qualche comportamento eccessivo si stia verificando quotidianamente. Basti pensare a quelli che in macchina da soli guidano con la mascherina, per esempio. Al pari di questo, da contrattare ci sono in particolare i più giovani, che forse non hanno ben capito in talune zone e anche in taluni luoghi
che il distanziamento sociale non è così un optional, perché se da distanziamento sociale che non si vuole attuare si fa gruppi di ragazzi, specialmente più giovani, che si disinteressano un po' di tutto, ecco, quella è la parte che sicuramente ci preoccupa. Però per il resto, rispetto ai periodi che abbiamo vissuto, febbraio, marzo e anche aprile, oggi delle cautele e delle misure sono a disposizione di tutti e siamo noi, ognuno di noi, responsabili della nostra salute e di quella degli altri. Certo. Senza per forza cercare di crocifiggere il famoso datore di lavoro, perché sembra questa la tendenza, di crocifiggere il datore di lavoro di un ristorante piuttosto che il datore di lavoro di un comune che di un'azienda, come se poi alla fine l'imperizia di qualcuno di loro fosse la causa di questo male. Ecco Daniele, in merito a questo, abbiamo qui con noi Daniele Casina, un ristoratore, ci diceva riaperto subito lunedì, quindi lunedì mattina. Vi siete riusciti ad adeguare, immagino la voglia fosse tanta nonostante le indicazioni fossero arrivate poco prima, sono arrivate proprio di rincorso. Sabato sera. Daniele, come funziona nel dettaglio per un ristoratore risistemare, riorganizzare un ristorante ed andare con un cliente al ristorante? Ci aiuti in questo? Allora, la voglia... Prima che abbiamo sentito che ti telefonavano per prenotazioni, questo ci fa piacere. La voglia di uscire c'è, il problema è che la gente è ancora un po' confusa, perché chiede, ma se siamo sei come ci sistemi, ma se siamo otto si può venire o ti si crea problemi, ma si può fare una tavolata di otto persone, come quanti tavoli ci vogliono, quanta distanza, cioè anche la gente ancora non ha capito bene come funziona, però voglia di riuscire c'è, questo sì, perché le prenotazioni stanno arrivando, ecco. Però purtroppo io avevo posti e ne ho sistemati dentro 20, sabato tutta la mattina con il metro a prendere le distanze, perché doveva essere 1,80 m, 4 metri quadrati, 1,20 m, 1,50 m, 60 m, non si sapeva nemmeno noi ancora, fino a sabato. Allora, poi domenica è stato fermato il decreto e quindi siamo ripartiti. La distanza comunque è 1 metro da una seduta a un'altra. Ok, quindi si possono fare tavoli, come funziona? Come rispondi due, tu? Allora, ti chiamano, siamo in 8. Se mi chiamano 8 mi ci vuole 6 tavoli. Se mi chiama un 2 che hanno fatto la quarantena insieme, li posso mettere in un tavolo di 60x80, perché hanno fatto la quarantena insieme. Poi devo prendere il numero di telefono, i nomi delle persone che sono al tavolo e conservarlo per 14 giorni. Però anche su questo la gente ha reagito bene, perché lo lascia senza problemi. Dice sì sì, ho visto se nel decreto richiede il numero di telefono. Ecco. Entrano con la mascherina, si igienizzano all'ingresso le mani, e niente, però la gente ha reagito bene, cioè ha voglia di tornare a divertirsi. Ecco Daniele, viene chiesto, per esempio, siamo della stessa famiglia, siamo amici, vi chiedono anche questo, perché comunque ci siamo tutti trovati a confrontarsi con i decreti, che no, forse no. Per il sindaco, la presidente, erano cose più a portata di mano, però per noi cittadini, insomma, che non abbiamo esperienza amministrativa, è più difficile. Sì, la gente chiede, vuole sapere, chiede, e poi dice richiamo, sento anche gli altri e ti riconfermo per quanti siamo esattamente. Per esempio, ecco, veniamo in 8 amici, come ci disponi? Vi devo dare 7 tavoli. Tutti distanziati? Sì, ok, tutti distanziati, per l'utilizzo, per esempio, un posto sì, un posto no, un posto sì, un posto no. Ecco, per l'utilizzo delle stoviglie, quello che comunque viene utilizzato da tutti, come funziona? Ci sono delle procedure diverse? No, le stoviglie no, tanto vengono lavate lavastoviglie a 70 gradi, bicchieri, posate, tovagliolo di stoffa, quindi arriva dalla lavanderia, okay. Già tutto a posto. Per quanto riguarda l'olio, sale e pepe, che andrebbe monouso, ma io sono contro queste cose, ho uno spruzzino idroalcolico e tutte le volte che me lo chiede il cliente, spruzzata e in tavola. Lo riprendo, spruzzata e lo rimetto al suo posto. Ok, questa è l'alternativa al monouso. I cestini di pane non più nei classici cestini di vetro o di plastica, ma nei sacchetti usa e getta. Ok, per quanto riguarda l'uso dei servizi igienici? L'uso dei servizi igienici, c'è il gel all'entrata, e poi vanno disinfettati a fine servizio con cloro, prodotti igienizzanti, compreso anche le maniglie e le porte. Ok, voi avete possibilità di spazio all'esterno? Da giugno
ci organizziamo anche fuori, ci sarà piazza e prendiamo una decina di tavole e li mettiamo fuori. Ecco Daniele, questo tu ci dicevi, c'è un'importante riduzione dei tavoli, state proseguendo anche con l'asporto, perché comunque immaginiamo che in, rispetto agli introiti precedenti è disastrato. La situazione pesa, la situazione veramente pesa, però si spera che la gente pian pianino riprenda a fare un ritmo di vita, non come prima, ma... Durante il periodo del lockdown avete portato avanti la... No, noi siamo stati chiusi, siamo stati sempre chiusi, noi si è riaperto lunedì con i posti a sedere, non abbiamo fatto delivery. Ecco, quanto è stato complicato riorganizzare, cioè l'igienizzazione, tutto, ci dicevi ho passato una mattinata, una giornata a prendere Le misure, poi tutto con cloro o alcol, e poi ripreparare la linea, fare la spesa e... per essere pronti giovedì, lunedì mattina alle 11. Ecco, c'è preoccupazione, perché ora oltre a oddio mi viene il controllo, però penso che la cosa fondamentale sia dire voglio essere in regola. C'è preoccupazione sia da parte tua, vostra, che dei clienti? I clienti sono tranquilli quando entrano nei ristoranti. Da parte nostra siamo sempre un po' terrorizzati, perché in Italia cambia le leggi ogni 5 minuti e quindi non ci si fa stargli dietro per adeguarsi alle normative vigenti, perché una volta va messo lì, una volta va spostato di là, una volta bisogna fare questo, un'altra volta bisogna fare quest'altro, cioè facessero un protocollo unico per tutti, sarebbe, cioè uno sa come comportarsi di conseguenza, invece che cambiare idea ogni chiar di luna. Rapidamente. Ecco, sì. Quindi dicevi, ognuno che chiama dovete tenere i nomi, tutte le nome, numero di telefono e i nomi dei partecipanti al tavolo, della gente che viene a cena. Sindaco, per Castiglione Fiorentino come sta andando? Hanno riaperto pressoché tutti? Sì, purtroppo non è che dice, annunciando ufficialmente l'apertura domenica sera più o meno alle 19, qualcosa del genere, tutti lunedì mattina potevano pensare di aprire, in particolare anche i bar, certi tipi di attività dove ovviamente occorre prepararsi, no? Ovviamente un pochino prima. C'è stata una discreta risposta anche per il prima le consegne a domicilio e poi anche per il takeaway, per cui un po' lentamente le attività avevano cominciato a riscaldare motori, diciamo in questa maniera. Adesso ci può aiutare, sicuramente può aiutare questo settore la bella stagione, perché la bella stagione è, invita di più la gente a uscire, e se ci sono queste possibilità di sedersi comodamente all'aperto, credo che non sia neanche una cosa malvagia. Avete parlato però di maggiore dimestichezza che possono avere i sindaci rispetto alle ordinanze, i decreti, eccetera. Io però vorrei semplicemente, insomma, questo qui è l'ultimo decreto, sono 523 pagine. Io non so quando finirò di leggere, perché poi nel frattempo ne arriverà altro, a cui si aggiungono le ordinanze e tutti i protocolli. Qui c'è stata un'invasione a partire dalla pubblica amministrazione fino ovviamente alle aziende, alle imprese e ai cittadini, di burocrazia, dove il grande lavoro di sintesi necessario è stato, come dire, il ben accetto un po' da tutti quelli che hanno cercato di rendere commestibile la comunicazione, perché se andiamo a vedere e a interpretare i DPCM, i famosi DPCM, di cui prima magari non si sapeva neanche l'esistenza, no? Di questa forma di regolamentazione, e andiamo ad aggiungere le varie ordinanze, davvero credetemi che è stata, e lo può confermare sicuramente anche la Presidente della Provincia, una cosa devastante, anche perché sindaci, amministratori locali, ma anche le forze dell'ordine sono state sottoposte a un fuoco di fila ininterrotto di domande, di quesiti di ogni tipo, proprio anche con il susseguirsi dei continui cambiamenti. Anche questo lo dobbiamo torto collo accettare, perché fa parte di questa emergenza
Poi parleremo a ruota libera quando è il momento e anche più avanti. Di sicuro l'Italia, il sistema Italia, lasciamo perdere il modello Italia che non vorrei manco catalogarlo, ha mostrato i limiti di una burocrazia imperante che davvero ha disorientato oltre l'immaginabile. Perché sulle interpretazioni, non lo dice Mario Agnelli, ma lo possono dimostrare cittadini, ci sono addirittura stati provvedimenti, sanzioni che in buona fede sono stati fatti da alcune forze di polizia ed altri no. Ma non per cattiveria, ma proprio per la difficoltà di reperire certe informazioni. E si parlava di botte minimo da 400 euro per i cittadini, per le varie deambulazioni, eccetera. Quindi io credo che questa emergenza, mi auguro veramente che non si ripeta mai più una cosa di questo genere, ma ci sono tante cose da cambiare, da correggere in questo paese, perché così non è un modo normale, un modo semplice, apprensibile per poter cercare di dare delle risposte anche a chi soprattutto ha un'attività, perché chi ha un'attività, come dicevo prima, oltre a cercare capo espiatorio per forza, oltre a superare, se ce la farà, una crisi economica e un calo di fatturato senza precedenti, deve avvalersi di qualcuno che traduce le norme. C'è bisogno dell'interprete e ovviamente tutti hanno dato un contributo, a partire dai professionisti fino alle istituzioni. Io mi sono veramente ritrovato a rispondere a ogni tipo di domanda, le più inimmaginabili, e credo che questo oggi sia la cosa che mi ha stancato anche da un punto di vista psicologico di più. Certo, lo stavamo vedendo anche con Daniele stesso, che comunque deve rispondere alle domande di chi chiama per prenotare i dubbi. Presidente, ci avviciniamo al primo weekend dopo lo sblocco, insomma, di ristoranti, locali, bar. C'è preoccupazione perché comunque abbiamo detto, ora diciamo, i numeri ci dicono che anche i ragazzi di solito vengono sempre un po' tacciati, no? Però stanno dimostrando evidentemente responsabilità, no? Lo dicono anche i numeri forse. C'è un po' però di preoccupazione perché se riparte ci saranno i locali aperti, c'è anche voglia, no, di incontrarci fuori la sera, è caldo. Siamo preoccupati perché, allora, i bambini e gli adolescenti sono stati completamente dimenticati in questi due mesi. Hanno subito, diciamo, una trasformazione anche quotidiana più pesante, proprio perché, diciamo, gli è stato impedito quello che è la loro vita normale, quella della socializzazione. E obiettivamente non c'è stata attenzione nei loro confronti, quindi nel momento in cui c'è la possibilità di uscire nuovamente è chiaro che ne hanno una voglia, un bisogno estremo. Quindi sono più che comprensibili. Il problema è che è difficile attendere dagli adolescenti, dai sedicenni, diciottenni, ma magari anche più grandi, di avere poi quel senso di responsabilità che anche noi adulti a volte abbiamo difficoltà ad avere, perché poi, parliamoci chiaro, per tutti è più complicato, no? Vivere con tutte queste direttive. E quindi quello che soprattutto da sindaco a me preoccupa di più è che le belle giornate e la possibilità di uscire creino sicuramente assembramenti, perché i ragazzi hanno voglia di star vicini, la mascherina dà fastidio, quindi capita spesso obiettivamente anche di girare per la città, soprattutto nel fine settimana, di trovare situazioni dove non c'è quella correttezza che ci dovrebbe essere. E io da un lato gliela chiedo comunque perché li comprendo perfettamente, comprendo anche la difficoltà dei genitori che ha un figlio ormai adulto, mi raccomando, non stare vicino, stare a distanza, mettere la mascherina, ci vuole un senso di responsabilità, altrimenti non puoi stare a controllare il figlio a una certa età. Però anche perché loro devono capire che dal loro comportamento questo può condizionare la salute solo loro, perché magari i ragazzi si sentono forti, non pensano di potersi ammalare, hanno anche meno possibilità rispetto ad altre fasce della popolazione, questo è vero, però loro possono essere dei portatori tremendi di questo virus ai loro familiari, ai loro genitori e ai loro nonni.
quindi sicuramente questa è l'ultima cosa che desiderano. Allora ha un senso di responsabilità, anche se è più complicato in quella fase, dobbiamo provare a chiederlo, però dobbiamo provare in qualche modo a ripartire, quindi a mettere insieme questo nuovo modo di stare fuori e in compagnia degli altri con un senso di responsabilità minimo, perché non ci possiamo permettere un nuovo lockdown. Cioè le imprese, i commercianti, i lavoratori, non ce lo possiamo permettere, moriamo tutti. Sì. E io credo che nei momenti di grossa difficoltà ci sono due strade: o ci lasciamo schiacciare dalla negatività del momento, dalle difficoltà, dal pessimismo, oppure lo sfruttiamo per attuare quella rivoluzione di cui il nostro paese ha veramente tanto bisogno, e sfruttiamo questo momento per avere il coraggio di prendere quelle decisioni, soprattutto legato a un processo di sburocratizzazione che erano da anni necessarie e che era troppo difficile per tutta una serie di motivi prendere. Cioè dobbiamo cercare di capire, e lo diciamo noi come amministratori che viviamo in mezzo alle carte purtroppo tutti i giorni, che se noi non sfruttiamo questo momento e agevoliamo la ripartenza, non ci sarà più nessuno che potrà ripartire tra un po'. Quindi ora o mai più. E sicuramente la prima cosa da fare è semplificare. Per questo anche piccole cose, perché anche i comuni poi sono costretti, sono vincolati dalle direttive del governo, dalle direttive della regione. Il sindaco ha solo potere di ordinanze restrittive, non di quelle poche che abbiamo potuto fare, abbassare un po' la Tari per i commercianti, per tutti gli esercenti che sono rimasti aperti, o dare spazio pubblico gratuito fino a fine anno. Facendo i conti con i nostri bilanci lo stiamo facendo, ma sono piccoli aiuti. Loro hanno bisogno di una certezza su come lavorare, di una semplificazione generale. E se non ripartono loro, è questo che dobbiamo capire, chiudono le comunità. Cioè noi non possiamo pensare che una comunità vada avanti con i centri commerciali e con l'e-commerce. Vive del negoziante vicino a casa, del ristorante di fiducia. Cioè Daniele lo sa meglio di tutti, è un ristorante storico, vengono da tutto il Val d'Arno. I luoghi, i commercianti, anche i piccoli negozianti, diventano punti di riferimento per i cittadini. E non possiamo pensare che se ne possa fare a meno. Ma se non li aiutiamo adesso... Non potremo più pensare di farlo in futuro, perché non ce la faranno ad andare avanti. Quindi ci vuole un mix di responsabilità del cittadino che non mette in difficoltà il commerciante, l'esercente, senso di responsabilità degli esercenti che sono i primi a avere l'interesse a garantire la sicurezza proprio per poter lavorare, però ci vuole una semplificazione, perché veramente non possiamo sentire commercianti, appunto Daniele che sta tutto il sabato col metro a capire e a trovare un modo, è allucinante. Chiarezza anche, chiarezza. Non abbiamo noi, non abbiamo risposte da dare, perché poi appunto ti chiamano e ti dicono: ma io ho bisogno di un idraulico. L'idraulico nel periodo del lockdown aveva paura di andare perché c'erano casi di Covid, ma chiamano il sindaco. Cioè io ormai siamo stati spacciatrici di idraulici durante il periodo del lockdown, disponibili ad essere dotati gratuitamente dall'amministrazione di tutta l'armatura per entrare in casa e risolvere un problema. Cioè siamo arrivati a dei livelli allucinanti. Abbiamo bisogno di chiarezza, di certezze, di direttive. Poi l'italiano è pronto a rispettarle, però almeno quelle dobbiamo averle. Certo, ecco Daniele, quali sono le prospettive future? Perché già c'è stata una grande perdita. Adesso lavorate a regime di ridotti. L'auspicio, cioè tutti dobbiamo impegnarci, come diceva la Presidente Chiassai, per evitare una possibile richiusura, perché sarebbe catastrofico. No, ecco, sarebbe un mortorio totale. Andare avanti, ora comunque c'è il recupero dello spazio esterno da giugno e le perdite immagino vadano tenute purtroppo in conto. Sì, quest'anno sì, che la gente torni fuori e rispetti le normative, distanziamento, mascherine, igienizzanti, però che torni fuori e torni a divertirsi. Ecco, dal punto di vista di quello che stanno facendo i comuni, quanto è importante per voi, insomma, quello che si sta facendo a livello anche amministrativo di supportare no, in qualche già modo? Già il fatto del taglio del suolo pubblico vuol dire tanto, cioè è una tassa in meno da pagare tra le mille che ci sta durante l'anno.
Poi con l'outdoor la gente è più propensa a uscire perché c'è più sicurezza, essendo spazi aperti, e tu si spera di recuperare una parte di questi 2 mesi e 10 giorni che siamo stati chiusi. E poi bisogna far conto sui locali, perché gli stranieri quest'anno zero, gli stranieri quest'anno, cioè, bisogna tenersi la gente locale, cioè fidelizzarsi il cliente del posto, della zona, perché gli stranieri quest'anno zero. Certo. Pochissimi saranno quelli che vengano in Toscana, in Italia, insomma. Certo, sì, anche per Castiglione Fiorentino un turismo comunque locale, italiano, bei posti, bei luoghi da riscoprire, calma, e pace, non assembramenti come nelle grandi città. Ma noi abbiamo anche, se a dire il vero, anche una discreta vivacità per quanto riguarda quella che si chiama un po' anche la movida, che non è fatta da turisti, è fatta da giovani del territorio. C'è preoccupazione? E c'è un po' di preoccupazione, perché ovviamente gli esercizi faranno la loro parte, ma sul comportamento anche dei giovani che escono la sera, specialmente di notte, non è che è possibile fare un controllo a tappeto militare in tutti i movimenti, in tutti gli spostamenti. Certo, questo indotto al tempo stesso non è facilmente trascurabile, perché per gli esercizi del mio comune, ma in particolare insomma di tutto il territorio, sarà una fonte ovviamente non strana di ricavi. E quindi oggi per me questa è la principale preoccupazione, perché come dicevo prima, magari nelle categorie delle persone meno giovani, no? E si registra spesso e volentieri una preoccupazione proprio strisciante, che ne vedremo pochi a girellare e ad essere magari anche i primi clienti dei ristoratori o dei locali notturni. Mentre invece i giovani solo attraverso questi divieti potevano essere fermati. Ora che i divieti sono inferiori, da una parte costituiscono una possibilità, una risorsa anche di sostentamento di certi tipi di attività commerciali, da quell'altra però possono rappresentare un problema. Quindi io non sono stato mai preoccupato, dico la verità, più di tanto, neanche nel periodo del lockdown. Ho la fortuna di vivere in campagna, all'aria aperta, e devo dire che forse un po' meglio di Silvia, sulla nostra vallata 52.000 abitanti, abbiamo avuto 47 contagi in 5 comuni, quindi c'è stato un indice abbastanza morbido di contagio. Questo però non deve trarre in inganno, e al tempo stesso ci deve dire che sui nostri territori ci sono tante possibilità per trascorrere anche il tempo libero fuori dal lavoro e fuori dalla famiglia. È chiaro che se questo tempo libero dovesse concentrarsi in pochi spazi e in pochi luoghi, e peggio ancora in pochi locali, è un problema. Quindi credo che i nostri ristoratori possono rappresentare un valido diversivo anche per le famiglie, che non dovranno andare per forza nei posti più affollati, ma dovranno e potranno scegliere anche dei luoghi che magari normalmente non avrebbero pensato. Io addirittura sento parlare che da comuni di limitrofi alcune strutture ricettive hanno avuto delle prenotazioni per il periodo estivo e per il weekend, cioè roba di uno spostamento, in caso di cui quelli ho sentito parlare, di 40 chilometri, ecco, la vacanza a Castiglione Fiorentino. Magari ci saranno altri di Castiglione Fiorentino che andranno in zone altrettanto vicine, però dobbiamo pensare anche a questo, perché poi i ristoratori, nei periodi anche di maggior lavoro, quanti giovani hanno accolto per fare la stagione, per fare il fine settimana, e quindi hanno dato anche un sostegno economico al tessuto sociale e produttivo. D'altra parte, qui prima ci preoccupavamo dei giovani che non avevano prospettive di lavoro,
oggi dobbiamo preoccuparci dei padri che rischiano di non avere il lavoro, e talune famiglie vanno avanti grazie alle pensioni dei nonni, ed non è un fenomeno occasionale che si verifica a Castiglio Fiorentino e basta. È nazionale. Esattamente. Guardo, volevo appunto aggiungere questo: noi siamo una provincia fortunata, nel senso che siamo veramente ricca di arte, di cultura, di specialità enogastronomiche, la strada dei vini, cioè abbiamo veramente tutto, non ci manca niente. In questi anni abbiamo vissuto grazie al turismo del straniero, soprattutto, che molto spesso è stato più lungimirante di noi stessi italiani, no? Quindi sarebbe, da un lato, questa è l'occasione per riscoprire, come diceva Agnelli, anche i comuni, i territori delle nostre vallate, perché siamo quattro vallate nella nostra provincia a sé, quattro mondi a sé, e quindi sembra assurdo, ma sicuramente tanti cittadini del Val d'Arno non sono mai stati in Val di Chiana e viceversa, quindi è un modo anche per riscoprire i nostri luoghi e cominciare a rendersi conto di quello che abbiamo. Anche perché il nostro paese è bello da nord a sud, dove vai c'è da vedere, da fotografare, c'è una storia. Anche un sasso in una piazza c'ha la sua storia. È vero. Quindi è un'occasione anche questa, come dicevo, no? Questo momento per provare a riscoprire meglio la bellezza e le opportunità del nostro territorio. Dall'altro però c'è una categoria, e di questa non parla mai nessuno, che è quella delle agenzie viaggio, cioè di tutti coloro che vivono di chi si sposta e che non è considerata neanche di PCM, quindi è ferma al non sapere quando ripartire. E da questo punto di vista, naturalmente, gli aiuti possono arrivare se il governo si prende carico della questione, perché noi comuni naturalmente non abbiamo nessun potere e l'agenzia di viaggio non può vivere degli spostamenti all'interno della stessa provincia quindi vive tanto poi di viaggi, soprattutto all'estero, non solo, però. E questo è un altro aspetto invece che è rimasto marginale, sottovalutato, non considerato dal governo, e quindi ci auguriamo che dalla regione in su, insomma, si rendano conto che noi, molte delle nostre realtà vivevano e vivono ancora il turismo, quindi viaggi, spostamenti. Anche su questo, come sui ristoratori, via dicendo, dobbiamo avere chiarezza, devono capire quando, come potranno riprendere con tutta la sicurezza del caso. Però bisogna pensare che rischiamo di penalizzare e di far chiudere delle realtà lavorative che poi non si riprenderanno più. Quindi insomma dobbiamo mettere molta attenzione in questa fase, perché non dobbiamo valutare, ci sono settori che sono rimasti più nell'ombra purtroppo e hanno grosse conseguenze. Perché abbiamo visto le agenzie di viaggio aretine, oltre 50 addirittura, hanno deciso di tenere le porte chiuse, gli uffici chiusi, e riaprire dal 3 giugno se cambia qualcosa, poi la riapertura dei confini, perché si trovano veramente in difficoltà. Di certo non possono andare avanti con le prenotazioni locali, cioè lo spostamento locale non è la loro Ecco, vi devo chiedere, in qualità di sindaci e di presidente della provincia, avete pensato a qualche provvedimento per appunto questa movida che un po' preoccupa, questi assembramenti, di rinforzare casomai i controlli? Perché oltretutto anche i ristoratori, i titolari dei locali, si trovano anche nello scomodo ruolo di dover dire magari ai ragazzi, tanti ragazzi tirati sulla mascherina, ma anche agli adulti, quando si vedono per troppe persone che parlano insieme, talvolta, senza voler giustificare, ma non si rende manco conto, sì, c'è la preoccupazione, però c'è sempre da rispettare quella distanza e quell'attenzione, quindi il ristoratore deve stare poi anche attento, o il proprietario di locale, a dire occhio, siete troppo vicini o non avete dispositivi. Sì, io, per quanto mi riguarda, tra l'altro concordandolo, ho emesso proprio stamani un'ordinanza con la quale, non contro le attività, ma concordandolo, dispongo la chiusura dei locali a mezzanotte la domenica al giovedì e fino a l'una del venerdì e il sabato. Questo non vuol dire che ci deve essere per forza un coprifuoco,
anche se i giovani tendono ovviamente a andare a dormire tardi, però è anche lecito pensare che chi ha un'attività farà di tutto per mettere i dovuti accorgimenti e controlli, le forze dell'ordine faranno altrettanto, però se non abbiamo pensato in questa prima fase, se non mettiamo un freno, un orario, un limite, poi a una certa ora la questione può davvero essere ancora più complicata da gestire. Quindi è un provvedimento temporaneo per una ventina di giorni circa, per vedere un po' anche l'andamento, perché non è un'esortazione a stare a casa, tutt'altro, è a quella di uscire, però a un certo punto non può esserci una movida serale, notturna, a oltranza, questo è il senso. Ma ecco, chiediamo anche a Daniele e poi chiudiamo con il presidente. Daniele, quanto può essere complicato andare da un cliente e dirgli no, guarda, sei troppo, perché oltretutto voi nel frattempo state lavorando, state davanti il lavoro, ci vuole. Si deve fare anche gli sceriffi. Di dire attenti alla mascherina, attenti all'igienizzazione, attenti alla distanza, insomma diventa anche un altro lavoro, però va fatto per tutelarsi, va fatto, ecco. Se no un altro lockdown ci porta alla morte, ecco. Porta alla morte, proprio la morte delle attività. Ecco, siete preoccupati, quindi, di sì. Dover fare questo? No, assolutamente, ecco. assolutamente no, cioè io se vedo due persone sono fuori a fumare e stanno vicine, vado fuori e gli dico separatevi. Vi fa piacere no. Che ci siano comunque queste ordinanze comunali, sì, sì. Maggiori controlli, sì. Per aiutarci, sì. Anche in questo, sì. Perché sì. Comunque state dimostrando anche voi grande senso di responsabilità, sì, proprio per evitare un'altra chiusura totale di altri un altro mese o due mesi, che a questo non ci si farebbe a sopportare, cioè sarebbe insopportabile. E comunque no, poi avete dipendenti, avete anche persone, che famiglie che abbiamo costi fissi tutti i mesi che vanno pagati. Certo, le vostre corrente, affitti, telefono, gas, anche se non viene consumato, ma le tasse ce le mettono sempre. Ecco, presidente, sia da presidente che da sindaco, la linea è la stessa. Sì, diciamo che io voglio fare un appello a tutti noi, a tutti i cittadini, perché purtroppo per far rispettare le regole ci vorrebbero polizia municipale, volontari, H24, lo sappiamo bene, perché le nostre forze dell'ordine non hanno servizio notturno, quindi anche purtroppo a volte fare delle ordinanze per cercare di avere la collaborazione del cittadino, se poi alle una non ho uffici urbani in servizio, non posso andare a controllare, certo. Quindi tutto sta nel senso di responsabilità di noi cittadini, sia nel mantenimento delle distanze, sia nel buon senso di capire che abbiamo un'opportunità. Se ce la giochiamo bene, avremo la possibilità di ripartire con nuove abitudini, ci adegueremo, perché questa fase di vita lo richiede. Se facciamo i furbi o i ganji, siamo tutt'altro che ganji, rischiamo veramente di mettere in ginocchio il nostro paese. Quindi io mi auguro che ci sia buon senso, non sarà semplice per niente, però ecco, va chiesto. Semplicemente perché molto spesso le persone hanno i sindaci, ci dicono ah, ma andate dietro di qua, non è così semplice, non ci sono forze dell'ordine, vigili che stanno a parlare prima dal doposcena o mezzanotte alle una, non esistono queste figure in questi orari, non possono essere in tutto il territorio, quindi se non c'è il buon senso e la collaborazione dei cittadini non facciamo nulla. Dobbiamo credere nel loro buon senso, perché si sono impegnati in questi due mesi, devono continuare a farlo per loro stessi, perché poi non solo creano un danno agli altri, ma poi ritornare alla chiusura veramente sarebbe la fine di tutto, quindi non ci possiamo permettere. No, c'è collasso totale. Collasso totale. Perché comunque è un rischio sanitario, della propria salute, economico, cioè si ritornerebbe. Io concluderei con questo appello, penso che condivida anche il sindaco Agnelli, Daniele, per il suo ruolo, professionale. Questo portato avanti dal presidente Piassai, di dire attenzione, non ne siamo fuori, il virus è ancora presente, tuteliamoci, andiamo avanti tutti insieme, ripartiamo tutti insieme. Sì. Sì, perché ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. Però ci si deve fare. Portato finora. Ce la faremo, ma ognuno deve fare la sua parte.
Stefano, non so se ci sono sì. domande, vedo tanti complimenti, sì. li ho visti. Sì, allora, io ho un paio, una domanda diretta subito per Daniele e poi sia per il presidente che per il sindaco e le due figure, insomma. Allora, Daniele, una domanda, ma se stasera ti chiama una coppia, marito e moglie, no, per venire a mangiare sabato, e li tieni distanti un metro o possono stare no, più? No, no. Se hanno fatto la quarantena insieme possono mangiare in un tavolo come prima del Covid, quello standard, 80 per 60. Quindi questo, quando tu hai detto prima la quarantena insieme, vuol dire le persone che stanno insieme in casa, sullo stesso tetto. Okay, sì. Okay, sono stesso. Quindi anche se uno viene marito, moglie, due figlioli, possono stare vicini. Quindi in un tavolo sei vicino, non, c'è, non è importante il distanziamento. Quindi perché scusatemi, inserisco, ma questi congiunti ci hanno mandato un po' quindi all'interno del ristorante vale la stessa cosa che all'interno della macchina, quando arrivano con la mascherina, però si mettono lì e non c'è, e possono avere un tavolo piccolo. Se invece sono fidanzate e non hanno fatto la quarantena insieme, ci deve essere due tavoli e devono avere un distanziamento di un metro. Okay. Senti, un'altra domanda. Poi voi, quando andate a servire, servite con la mascherina e i guanti? Con la mascherina. E i guanti anche? Oppure I guanti non sono obbligatori. Okay, consigliano di igienizzarsi le mani in continuazione. Okay. Infatti, se viene nel mio locale, c'è già da tutte le parti. Perché Daniele c'era stato, proprio perché per rifar muovere un po' anche le persone, per dare ottimismo. Sicurezza. Molti ristoratori dicevano, ma se una persona deve venire da me nel mio ristorante e io lo servo con lo scafandro, che voglia dovrebbe venire? Ma se invece voi arrivate con la mascherina chirurgica e i guanti, senza guanti, e cioè, la gente è anche più tranquilla, più serena, no? Si sente più sicura, sì. Okay. E il cliente quando la può abbassare? Appena si mette a sedere, e poi se la deve rimettere se si alza per andare a fumare o per andare in bagno. Ecco, ma un'altra cosa che io ho visto andando nei bar, no? Perché nella riapertura ho visto le persone che nei bar facevano colazione con la mascherina messa sotto il mento, nell'orecchia, che non si può vedere, ma uno al tavolo se la può togliere questa mascherina? Sì. L'appoggiano, se la mettono in bocca, il sindaco Agnelli sorride, ma è questa la realtà che si vede, cioè vedere uno che fa colazione con la brioche, con la mascherina sul mento, non sa come comportarsi, quindi uno arriva, entra nel bar, si mette a sedere, c'è la distanza e questa mascherina se la mette in tasca, se la cava, mangia. Ma si vedono tante cose. No, no, è vero. Ma come fa? Siamo tutti preoccupati di dire, oddio, come faccio? Oddio, non la metto, non la appoggio. Allora, a questo punto, poi la domanda che volevo fare sia alla Silvia Martini Chiassai come presidente e come sindaco e al Mario Agnelli è questa. Allora, io in questi nostri incontri sul territorio abbiamo incontrato tanti sindaci. Ieri ero con il sindaco di Marciano, ma fare squadra, cioè tutti i sindaci fare squadra delle varie vallate, della Val di Chiana, per poter aiutare tutte le persone, i ristoratori, per poter fare in modo che le persone tornino a vivere il nostro territorio, dato che non avremo turisti, non avremo dall'estero, quindi non avremo persone, quindi siamo un po' noi che ci dobbiamo muovere, quindi pensare di fare un po' squadra per fare anche promozione, per invogliare le persone a muoversi. Ecco, questa è una mia idea, quindi non so se poi la presidente della provincia ha già pensato una cosa di questo genere, o se vari sindaci fra di loro promozioni reciproche, ecco, diciamo così, come stanno facendo all'estero i paesi confinanti con noi, che fanno squadra per non far venire turisti qui, la mia idea sarebbe quella di fare squadra per non far andare i turisti da altre parti. Presidente, allora, no, noi, secondo me, noi italiani in questo siamo molto più indietro, nel senso, sarebbe un discorso logico, ed è un discorso logico. Stiamo cercando ormai da un annetto, anche grazie alla Fondazione di Arezzo in Tour, di creare un progetto di turismo di vallata, cioè la provincia intera, cioè non pensare il singolo comune o la singola vallata, ma, come dicevo prima, creare un turismo di provincia,
anche perché spesse volte, come dicevo, gli stranieri o comunque gli italiani che si muovono venire nella nostra provincia e poterla girare è un attimo, no? Quindi è limitativo venire in un comune e non visitare gli altri territori vicino, e questa situazione di cambiamento secondo me ci deve forzare ad accelerare i tempi, nel senso, questo è un progetto che è già partito, ma che sicuramente deve essere potenziato, perché mettere a sistema tutti i punti di forza di ogni singola realtà territoriale permette veramente di regalare una vacanza anche a un italiano che viene da un'altra parte da un'altra regione, un 15 giorni visitando tutti i luoghi della nostra provincia, che sono ricchi, come dicevo, di tante opportunità. Questo è un discorso che andrebbe anche lanciato a livello regionale, insomma, perché il turismo è poi una competenza regionale, non provinciale, quindi cercare di vendere il prodotto toscana, che ha veramente di tutto, dal mare alla montagna, all'arte, alla cultura, all'enogastronomia, al vino, e poi permettere quindi una comunicazione anche più forte di tutte le province della nostra regione, che potrebbe aiutare un po' le agenzie di viaggio, gli albergatori, perché poi tutta la parte degli hotel, degli agriturismi, che comunque sono in una sofferenza incredibile, e questo potrebbe essere possibile se incentiviamo a livello regionale un lancio del territorio, e quindi cerchiamo di fare far arrivare da noi poi italiani provenienti da altre parti del nostro paese. Questo potrebbe essere un modo per aiutare un po' tutte le realtà, i territori a vivere di un turismo diverso, ma che forse era una pecca, no? Che, sulla quale non avevamo mai investito prima. Sindaco? Ma il concetto è scontato ed è ormai riproposto puntualmente e da tempo, solo che molto spesso si fa a chiacchiere, nel senso che la politica ha un ruolo, parliamoci chiari, ci sono amministrazioni compiacenti al sistema e altre meno compiacenti. Questo dovrebbe essere la prima questione da spazzare via. La non voglio fare nessun tipo di accusa, dovrebbe vedere tutti allo stesso paro. In realtà c'è anche qualche fuga in avanti, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra. E poi, a monte di questo ragionamento, al di là della scontata necessità, c'è un problema che è le risorse economiche. Una promozione vera, efficace, e lo sa ogni singolo imprenditore, necessita di investimenti, non di parole. Abbiamo visto, e lo stiamo già vedendo, che alcune regioni, alcuni territori si stanno già promuovendo in un ambito nazionale e sono state importanti. Ecco, credo che si può fare quel tipo di marketing con le amicizie. Quello si fa attraverso delle risorse. Le risorse dovrebbero essere distribuite in modo omogeneo, le amministrazioni dovrebbero essere obbligate a fare sistema. In realtà, quando parlo di fuga avanti, parlo comunque di ruoli, di risorse che vengono assegnati, voglio dire, con criteri politici. E qui mi fermo, perché non è una critica astratta, è una critica basata su quello che poi alla fine della fiera è la storia recente di questa regione, che ha di per sé il favore del paesaggio, della natura che ci ha messo a disposizione, dal mare alle montagne. Dall'altra, ovviamente, una necessità ora sempre più impellente di mettere robuste sostanze economiche per un piano di marketing. Poi, che il piano di marketing possa essere sviluppato in un ambito provinciale oppure in un ambito di vallata, cosa che nella Val di Chiana esiste, nel Val d'Arno esiste, nella Val Tiberina esiste, nel Casentino esiste, va tutto bene, ma se non si mette la benzina dietro a questi ambiti, la benzina vuol dire i soldini, non si va da punte parti. Oggi chiedere soldi all'amministrazione, anche per questo, è un dovere e un diritto da parte di tutti chiederlo, però abbiamo necessità di fare una rete con il sistema Italia, quindi i ministeri, abbiamo necessità
con la regione che deve, e che peraltro si sta muovendo, non voglio dire che non è stato fatto mai niente, che non funziona niente, si sta muovendo, e se non si era mossa la Toscana bisogna anche riconoscere che non eravamo ai punti in cui siamo adesso. Però adesso si è tutto capovolto il mondo, si è tutto evoluto, e non dico che si parte da zero, ma dobbiamo davvero tirarci sulle maniche tutti. Io non ho altre domande e vi saluto. Vi saluto qua, faccio chiudere la trasmissione alla Claudia Martini, che l'ha condotta fino ad ora. Saluto il presidente Silvia Chiassai, Mario Agnelli e Daniele Casini. E la chiusura. Grazie. Alla Claudia. Salve a tutti. Sindaco, le faccio un attimo una battuta, che ho appena letto che i parrucchieri e le estetiste da voi possono tenere aperti dalle 7 alle 23 tutti, anche tutti. È molto interessante questa cosa. No, vediamo, state lavorando tutti a favore delle attività di tutto, anche la presidente in qualità anche di sindaco e nelle altre sue mansioni. Grazie Daniele, ti lascio. Grazie. Scusa, c'è un principio su questo, così lo sottolineo, ma è anche perché vale la pena di comprendere. Certo. Distribuire l'orario di lavoro in più giorni e in più tempo provoca un effetto semplice: meno code, meno attesa, meno fila, meno tutto, no? E si recupera anche clienti, no? E si rimette un po' in ordine, perché qualcuna aveva veramente grande necessità, non usciva più di casa senza la parrucchiera. No, è vero. Sì, ma qualcuna non usciva più. Io non avevo di questi problemi. Sto aspettando con ansia. Daniele, grazie mille. Grazie della tua presenza, ti lasciamo al tuo lavoro, perché sappiamo che sono giorni ancora più impegnativi. Un grande in bocca al lupo. Crepi. E grazie per quello che anche tu stai facendo, perché sappiamo tutti che non è facile. Grazie, sindaco, mille a grazie voi. Anche a lei, perché comunque voi sindaci veramente H24, doppio ruolo, presidente della provincia e sindaco, non dobbiamo essere nei suoi panni di Silvia, assolutamente, perché tra togli, ostinanze, tutto quello che è il lavoro, penso sia... Ma ne usciremo più forti di prima. Sì, sono convinta anch'io. Comunque, di nuovo... Poi l'ha abbandonato il sorriso per fare compagnia a tutti i cittadini quotidianamente, anche nei momenti più difficili, però oggi vi vediamo un sorriso a tutti diversi, e questo ci fa ben sperare. Ma per forza, anche la Presidente è pagata bene per fare la Presidente. È vero? Grazie mille per la disponibilità. Al prossimo appuntamento ve lo ricordiamo in questo nuovo format con Silvia Chiassai Martini e nuovi ospiti. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Bocca al lupo, Daniele. Crepi, grazie. Sì. Ciao.